capacità di intendere e di volere è una locuzione medico-legale che rappresenta una condizione sine qua non per l'imputabilità di una persona che ha commesso un reato o per stabilire misure di tutela nei confronti di una persona che non sia più in grado di intendere e di volere tutela per la persona e per i propri interessi. Capacità di intendere e volere fa capo a una visione della psicologia assolutamente arcaica e desueta, cioè l'intendere, il volere. Adesso noi lavoriamo non più in termini così astratti, ma in termini di misura, mentre l'intendere è stato sostituito dal concetto di cognitività e quindi gradi e facoltà del cognitivo, così la volontà è stata sostituita da concetti come intenzionalità, operatività, possibilità e dà luogo anch'essa a misure diverse. Nella pratica medico-forense la capacità di intendere e di volere purtroppo viene spesso connessa a un giudizio diagnostico senza che vengano fatte misure opportune, specialmente e soprattutto a carico della cognitività. La capacità di intendere e di volere come presupposto psicologico essenziale per l'imputabilità potrebbe dire che se una persona ha commesso reato ma viene riconosciuto incapace di intendere e di volere non può essere giudicato, non viene condannato, non va in carcere, ma vengono prese nei suoi confronti delle misure psicosociali, per esempio viene mandato in una comunità oppure in una REMS. Questo in Italia è talmente presente questa concettualizzazione che ci sembra strano come in paesi molto civili non ci sia proprio il presupposto psicologico per essere per poter rispondere dei propri reati, no? Cioè la capacità di intendere quello sarebbero i presupposti psicologici del libero arbitrio. Pensiamo che nei paesi scandinavi non esiste proprio questa pratica, questa modalità. Se una persona ha commesso reato viene processata. Se poi vengono riconosciuti il fatto che ha delle difficoltà in ordine ai problemi psicologici, viene curata e ovviamente in base a questo viene stabilita l'eventuale pena e dove e in quale ambiente fare la cioè portare portare avanti i tempi di cura o i tempi di riabilitazione, cioè viene ovviamente poi riportata verso una riabilitazione che verso una detenzione, cosa che io personalmente trovo molto più valida, perché con questa capacità di intendere di volere che viene data praticamente sulla base del giudizio dell'ipse dixit, cioè io medico vado lì, dico sì, questa persona non ha la capacità di intendere di volere ma è pericoloso per sé e per gli altri. Sono dizioni che non fanno capo a una visione della psichiatria quale abbiamo noi in seguito all'affermazione della legge 180 e alla negazione del manicomio. Andavano più d'accordo con quella filosofia di intervento psichiatrico che non con la nostra attuale filosofia di intervento. Le persone che stanno male vanno curate, se hanno commesso reati sono reati e vanno ovviamente prese misure perché questo
non abbia a ripetersi e debbano esserci poi anche misure risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati stessi. Vedo questa legislazione come molto più attuale e scientifica del vecchio concetto di capacità di intendere e di volere, che ripeto fa capo a una psicologia desueta dei primi anni del Novecento.